Lì c'erano tutti i gruppi più potenti del mondo, cioè erano a Woodstock 2, perché l'Holland Pop Festival, tra l'altro hanno fatto anche un video, cioè un film, si chiamava Stamping Ground. Ah niente, noi partimmo, arrivò questa notizia, io avevo 17 anni, questa notizia che, sai, perché allora i gruppi si ascoltavano solo in Italia, si ascoltavano solo dai dischi o dalla radio, dai dischi, cioè non venivano, sono cominciato ad arrivare dopo, che poi per 10 anni non sono più venuti perché gli tiravano delle cose sul palco, cioè addirittura c'era molta violenza, io addirittura sono stato al Parco Lambro, al Festival del Parco Lambro di Milano, dove alla mattina dormivamo lì con i sacchi a pelo, alla mattina vedevamo tutte le baracchine che vendevano i formaggi, i panini, devastate, devastate, scaravoltate, gli rubavano tutto, c'è un lavoro. Allora, sì, a Rotterdam c'erano, partimmo in 500, insomma, ma il tempo correva, non importava, cioè, poi ci sono andato diverse volte anche, sempre in autostop così, a vedere questi concerti che duravano 3 giorni, un giorno, dipende, insomma, dipendeva dal periodo. Ah, lì c'erano tutti, c'erano i Pink Floyd, i Birds, Jefferson Airplane, Al Stewart, Pink Floyd, non so se li ho già ripetuti, Santana, poi c'era i Flock, c'erano i It's a Beautiful Day, c'erano i Jefferson Airplane. C'erano tanti gruppi, i Quintessence, c'erano dei gruppi, io mi ricordo quando Santana andò su, cioè non capivo più niente, proprio mi ricordo un passaggio di Timbales che mi cuoce, mi aveva cotto il cervello, proprio, cioè, l'emozione era talmente grande, sai, vedere, io andavo, mi interessava andare a vedere questi gruppi. Mettermi lì davanti a 30.000, cioè dietro 30.000 persone, guardare i concerti, capito? Poi vabbè, alla sera crollavi, andavi a dormire sotto una pianta col sacco a pelo, mangiavi uno yogurt, perché lì non è che potevi dire vado al bar, cioè c'erano 30.000 persone, capito? C'era un lavoro che so che sai, essendo molto giovane, vedo energie. Non mi sono neanche ammalato perché tra l'altro è venuto a piovere. Una sera ho preso dell'acqua, però io ho dormito sotto questo tendone. C'eravamo in 5.000 sotto una tenda a dormire, cioè fatte, però fresco come una rosa, capito? E quello era il periodo. Poi sono andato anche a Reading, a Londra a vedere i Genesis, vedere molti gruppi, ho conosciuto anche della gente. Quando ero a Londra ho conosciuto Mike Howlett, che è il bassista dei Gong. C'è ancora una registrazione che abbiamo fatto a casa sua, è stata a casa sua una settimana, che ero ospite da una coppia di inglesi che veniva in Italia per visitare le chiese. Allora il mio amico Franco Tedeschi, Ciccio Tedeschi, conosceva l'inglese, cominciarono a parlare, loro ci invitarono su a Londra. Rimanemmo lì per 2 mesi. Andavamo in giro a visitare anche là appunto le chiese, no, ma siamo andati, mi ricordo, a Stonehenge, visitare all'abbazia di Canterbury, insomma, giravamo nei weekend, andavamo a girare col sacco a pelo, andavamo a visitare queste chiese, e era un periodo così, insomma, Canterbury, il periodo di Canterbury.